Sì, beh, questo per dire la verità l'ho nutrito soprattutto nei confronti di Aldo Campanogara. Non so se considerare un secondo padre o un fratello grande, insomma, no, che mi consentiva che lo accompagnassi, mi chiedeva che lo accompagnassi sempre nelle sue iniziative, mi ha insegnato a fare politica, mi ha trasmesso come dire, valori molto importanti e metodi soprattutto di considerare il rapporto sociale, il rapporto con l'impegno politico, ma anche come dire, le tecniche dell'organizzazione del partito, che sono cosa molto importante, che oggi sembrano come dire, abbastanza desuete, abbastanza poco praticate e frequentate, ma la scuola si fa lì, insomma, no? E tant'è che dopo aver coltivato assieme a Aldo alcuni incarichi nella zona, noi eravamo parte della Federazione di Venezia, ma avevamo una organizzazione politico-territoriale nel Porto Gruvarese, di cui segretario era Aldo Campanogara, io ero il suo vice. Ho poi l'impressione di un partito comunista del Veneto orientale un po'... Sui generis. Sì. Noi lo eravamo per due ordini di ragioni. Il primo, che rispetto alla centralità e al centralismo di governo del partito che c'era nella Federazione di Venezia, noi eravamo una anomalia, cioè il modulo della zona, organismi dirigenti di zona, quindi che in qualche modo esercitavano una propria autonomia operativa rispetto alla federazione, era un'anomalia rispetto agli altri territori della provincia. E questo era il merito, ovviamente, di Aldo Campanogara. Questo è talmente vero che io mi ricordo quando ho cominciato a frequentare la federazione, prima come componente del comitato federale, poi come componente della segreteria dopo il 72, quando sono entrato a far parte della segreteria, ma è stato un sentimento che mi ha accompagnato poi per tutta la vita, fino al 92, 90, 94, quando ho cessato di far parte di organismi dirigenti di partito, e come dire, era un atteggiamento di intimidazione, di riguardo, nei confronti della federazione, del suo gruppo dirigente e delle questioni di cui qui si trattava. I grandi dibattiti ideologici sull'entrismo, sì, no, Porto Marghera, il confronto Cesco Chinello con le altre componenti. Insomma. Quindi ho sempre vissuto con un senso non di distacco, ma di intimidazione, diciamo così, la rilevanza di questo dibattito, di cui non coglievo pienamente tutte le implicazioni, tutti gli aspetti, perché erano molto legati all'identità veneziana e di Porto Marghera in modo particolare. E, però questo ha avuto anche un altro esito, almeno così credo. Mi ha portato a condividere e a sposare le posizioni, chiamiamole riformiste, chiamiamole miglioriste, insomma quelle posizioni di cui il riferimento era a livello nazionale Amendola e Napolitano, a livello territoriale erano Pellicani, Gianni Pellicani, più facilmente. Cioè per me è stato un approdo più lineare, più semplice, proprio perché l'esperienza originaria di vita politica attiva con funzioni dirigenti nella zona mi avevano portato, come dire, ad apprezzare di più gli elementi, come dire, nazionali, territoriali, programmatici del PCI, più che non le sue implicazioni teoriche, storiche, insomma, no? Negli organismi dirigenti del partito, che erano molti, c'era la sezione, c'era il comitato comunale, c'era il comitato di zona, c'era il comitato federale, insomma, e si discuteva molto,
c'era il gruppo consigliare, c'era il consiglio comunale, il consiglio provinciale, si discuteva molto e quindi molto tempo era dedicato al perfezionamento delle idee, dei programmi, delle iniziative, delle cose che si dovevano fare. Io nella zona, segretario Aldo Camponogara, mi occupavo principalmente dei giovani e della formazione dei giovani, dopo dirò un piccolo episodio a questo riguardo, perché poi ha segnato il tempo, e dell'organizzazione. Curavo per il partito i rapporti con le sezioni, con i segretari delle sezioni. Alla domenica mattina distribuivo per le sezioni, le portavo con la mia macchinetta, circa 150 copie dell'unità che poi venivano distribuite, e nel bar della Tosca, nel bar di casa mia, io ogni domenica ne distribuivo personalmente circa un centinaio, quindi ero un grande propagandista, no? Ma rispetto ai giovani, la cosa di cui mi occupavo era appunto la formazione, e ricordo sempre, perché poi, come dire, è stato l'occasione di formazione di un numero elevatissimo di successivi, futuri dirigenti di partito, che poi sono stati deputati, consiglieri comunali, consiglieri provinciali e così via, organizzato un corso sul modello di quelli che si organizzavano alle frattocchie di formazione per giovani comunisti, e mi ricordo un seminario che è durato quattro giorni, che ho organizzato io, avevo preparato i documenti, avevo preparato i materiali di studio, le forme seminariali, insomma, in cui tutto questo si doveva svolgere, sul modello proprio delle frattocchie, insomma, fare formazione anche dal punto di vista proprio culturale, insomma, no? Quindi ecco, con lui, con Mario Camponogara, mi occupavo molto di queste cose. E poi, nella misura in cui avevo tempo libero, lo accompagnavo in macchina nei suoi viaggi a Venezia, dove andavo alle riunioni di federazione, per il piacere di stare a parlare con lui, di farmi raccontare le cose, di ricevere da lui le informazioni sui compagni e sulle cose importanti: Gianmario Vianello, Cesco Chinello, Gianni Vellicani, Momi Federici, eccetera, 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 Gianquinto, che io, Golinelli, che io non conoscevo ancora in modo personale, che ho avuto, del resto, insomma, me ne dava testimonianza fin da sempre Aldo Camponogara, ma poi la cosa l'ho vissuta in modo diretto, da partecipe, protagonista della federazione, del suo gruppo dirigente, e si avvertiva in modo molto forte questa contrapposizione di dirigenti, di posizioni ideologiche, di posizioni politiche, tutte però, come dire, costruite su un parametro valutativo che era Marghera, la centralità operaia, il modello di sviluppo, la contestazione di quel modello di sviluppo, cioè era un dibattito che aveva implicazioni teorico-ideologiche generali, su cui poi ci ha messo la sua parte Massimo Cacciari, evidentemente, il dibattito sul potere operaio e sulle esperienze delle lotte operaie qui a Porto Marghera, ma come dire, fortemente legate alla dimensione territoriale veneziana, insomma, no? Veneziana. Non sono mai, cioè, solo con difficoltà sono riuscito a essere parte attiva, parte, come dire, dirigente responsabile di questo tipo di dibattito, ecco, di questo tipo di dibattito. Lo sentivo estraneo e difficile. Cioè lo sentivo come un dibattito rispetto al quale, per poter avere voce autorevole, bisognava essere dentro questi processi che erano sindacali, che erano legati alla valutazione sulle tecnologie di questa impiantistica di Porto Marghera, alle sue logiche. Questo è un po' l'approccio
a quel tempo, insomma. No? Quindi l'operaismo, diciamo, la funzione dell'operaismo legato a Porto Marghera aveva condizionato molto il gruppo dirigente. Aveva condizionato molto il gruppo dirigente. Perché questo era l'argomento che per molti anni ha dominato la vita della federazione, insomma, no? La vita della federazione. Io ricordo sempre, perché è uno di quei momenti in cui, come dire, le cose ti segnano, un dibattito che si è svolto qui in un cinema di Mestre, dietro Parco Ponci, tanto per intenderci, con Giorgio Amendola, che presentava il suo libro La classe operaia italiana, un saggio sulla di interpretazione sociologica e politica su che cos'è la classe operaia italiana, e mi ricordo l'impressione che fece in questa affollatissima assemblea al cinema un intervento di contestazione, di critica di Massimo Cacciari, insomma, no? Questo per dire di come questi fossero i temi che dominavano in modo esclusivo e definivano anche il livello di appartenenza ai gruppi dirigenti, insomma, no?